rubavano auto e motorini per chiedere il cavallo di ritorno. Nella mattinata odierna, su indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, i carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno arrestato due indagati. Gli arrestati si sono resi responsabili, a vario titolo, di estorsione, di furti aggravati e di ricettazione di veicoli. La complessa attività investigativa ha permesso di fotografare il modus operandi dei ladri. In tempi record perpetravano furti di autoveicoli sulla pubblica via e nei parcheggi del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, occultandoli mediante la collaborazione di plurimi soggetti, e formulavano la successiva richiesta di denaro per la restituzione del mezzo alle vittime. L'indagine è stata infatti denominata High-Tech Thieves, in quanto i furti venivano effettuati mediante l'illecito utilizzo di centraline clonate, che garantivano la perfetta duplicazione dei sistemi elettronici di accensione degli automezzi in soli 60 secondi. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Nola su richiesta della locale procura nei confronti di quattro soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di furto aggravato di autovettura, estorsione e ricettazione. L'indagine ha preso il via nel mese di novembre 2019 e si è conclusa nel mese di marzo 2020, ha permesso di accertare 13 furti di veicoli e 3 episodi estorsivi nei confronti dei legittimi proprietari, ai quali erano richieste somme di denaro che variavano da 250 a 2500 euro per la restituzione dei veicoli. L'indagine è particolarmente complessa perché ha permesso di accertare un sistema tecnologico dei furti denominato high-tech, e la soddisfazione più grande è stata quella di restituire i veicoli ai legittimi proprietari che li avevano acquistati con denaro e sacrificio.